La compagnia è stabile e traballante ed Erione Sanità in scena per la beneficenza. I medici dell'ospedale Moscati saranno infatti di nuovo protagonisti al Teatro d'Europa per sostenere i bambini africani tramite l'Associazione Avellino per il Mondo e la Caritas e la Casa Museo di Santa Lucia di Serino. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre in programma lo spettacolo Giuseppe Moscati, il nostro santo. Appesi temporaneamente al chiodo, i camici bianchi, i medici impegnati in corsia, sono pronti a calcare il palco del teatro. Il vero miracolo compiuto da San Giuseppe Moscati scherza mica tanto il regista Albino Zerrella è che dopo 15 anni di attività teatrale come attori siamo ancora in piedi. I santi sono dei modelli. Lui è un modello come uomo, come medico ed è una figura enorme, verso la quale noi ci siamo sentiti in dovere di chiudere il nostro percorso, che è cominciato 15 anni fa, come vedi, e queste sono le nostre rappresentazioni negli anni, e abbiamo deciso di chiudere il nostro percorso con uno spettacolo dedicato al santo. Ci tenevo particolarmente perché mia moglie era, oltre che compaesana, perché era nata a Benevento, ma era contentissima perché era nata lo stesso giorno di San Giuseppe Moscati, il 25 luglio del 1954, mia moglie. 1880 Moscati. E lei dal cielo ci seguirà. Appunto, la compianta Lucia, amica di noi tutti, una persona meravigliosa. Intanto, velocemente vogliamo Sì, presentare. Allora, Franco è il nostro tuttofare della compagnia. Bene. Allora, lei è la sorella di Moscati, Nina. anche l'ispiratrice mi ha spinto a fare questo lavoro e finalmente, grazie a lei, grazie alla sua energia, lo abbiamo realizzato. È un'idea che avevo nel cuore da tempo. Allora, poi c'è Carmine Mariconda, Nuentri di Santa Lucia. Elvira, vabbè, la Elvira è la bene, nostra ciao mascotte. Elvira. Giuseppe veniva in mezzo alla gente, veniva in mezzo a noi tutti e lui è stato sempre presente nella vita di un mondo veramente. Venite tutti perché vi emozionerete. Laura. Quindi anche musica, non solo teatro, ma sì, anche. Canto. Il 7 ci sono pochissimi biglietti, l'8 ce ne sono, quindi venite perché c'è l'Immacolata Concezione, facciamo anche un regalo, un omaggio al nostro santo che era molto devoto alla Madonna.